Buongiorno a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Story Show. Oggi avremo diversi temi che si presenteranno sul tavolo perché abbiamo qua di fronte a noi un personaggio dalle mille sfaccettature, Filippo Lombardi. Buongiorno signor Lombardi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sta? Bene, sono a Lugano, in questo momento fa abbastanza caldo con il sole, dopo ogni tanto per fortuna arriva anche la pioggia. Perfetto. La primissima domanda che volevo porle è: ad oggi come dobbiamo presentarla? Qual è la descrizione che più le si addice? È difficile, sono un essere un po' poliedrico, polivalente. Diciamo che la carica politica attuale è quella di membro dell'esecutivo della città di Lugano, dunque municipale di Lugano. La carica professionale è vicepresidente del gruppo multimedia Corriere del Ticino, con le sue varie società, Teleticino, Radio 3i, Mediati Marketing, eccetera, e quella sportiva è quella di presidente del Rugby Club Ambrì-Piotta, forse quella per la quale oggi in Svizzera mi conoscono maggiormente. Beh, effettivamente se riavvolgiamo un po' il nastro e torniamo indietro su tutte le cose che ha fatto, un po' diciamo intorno ai 20 anni si è lanciato nella politica, a 30 anni è diventato direttore del Giornale del Popolo, poi a 40 ha fondato Teleticino, a 43 è entrato al Consiglio degli Stati, a 53 ha assunto la presidenza dell'Ambrì, e giusto per citare diciamo le tappe più importanti, quindi nella sua vita non ha mai avuto dei grandi momenti di stagnazione, c'è sempre stato in movimento, e io le volevo chiedere come mai, a cosa è dovuto, è lei che ha continuo bisogno di stimoli. Io credo che viene molto dalla personalità, mi piace interessarmi di molte cose. Non ho una grande passione per l'ozio, per le lunghe vacanze in riva al mare aspettando che arrivi sera, no? Ecco, questo non fa tanto per me. Ho sempre amato impegnarmi per delle cause professionali, politiche, sportive, e quindi quando uno è disponibile, la gente purtroppo lo sa e quindi ti viene a chiedere sempre di fare, ma già che ci sei non potresti fare anche questo, anche quest'altro, o adesso ti sei liberato da un impegno, prendine subito un altro. Gli altri imparano questo dalla tua personalità e quindi non ti lasciano molto tempo libero. E poi è difficile rifiutare. È difficile rifiutare, anche perché tutto sommato se ti chiedono vuol dire che hanno visto in te il potenziale per dare loro una mano, risolvere un problema, costruire qualcosa insieme. E allora dispiace sempre deludere qualcuno che ha riposto una speranza in te. E tra tutte le attività alle quali si è dedicato nel corso della sua vita, ce n'è una a cui pensa di aver dedicato magari troppo tempo, che avrebbe potuto dare in altre attività? No, credo che le fasi si sono succedute con un buon ritmo. Prima lei ha citato alcune date faro. Ognuna delle fasi della mia vita, tutto sommato, è durata quello che doveva durare ed è arrivata a termine quando era il momento che arrivasse a termine. Non ho rimpianti, non ho particolare rammarico e soprattutto non ho rancori con nessuno, tantomeno con me stesso. Beh, perché immagino che dedicandosi a tutte queste attività non c'è troppo spazio per stare a darsi colpe, addossarsi, diciamo, pesi. No, se si tirano dei bilanci si dice magari qui facendo qualcosa in più avrei potuto ottenere qualche cosina in più, se là fossi stato più paziente avrei dato tempo alle cose di mettersi a posto, invece la mia impazienza magari ha bruscato un po' gli altri e ha reso più difficile la soluzione, però nell'insieme credo che la valutazione giusta è che ho avuto il tempo per fare le cose che volevo fare e sono riuscito di solito a raggiungere gli obiettivi che mi ero posto. Tornando adesso specificatamente all'ultima attività che abbiamo citato, quella dell'Ambrì, in quel caso diciamo che lei quando si è buttato in quell'esperienza lì non aveva troppa esperienza nel mondo dello sport, non sembrava nemmeno l'Ambrì la via più facile per ottenere un vantaggio economico, diciamo, e quindi quello che le volevo chiedere è come mai ha fatto questa scelta di acquisire la presidenza. È una scelta di passione? Quali opportunità
ha visto dietro questo, questo Omri? Ma io ho visto un'opportunità non per me, quello sapevo perfettamente che sarebbe stata, come si dice, una tegola nella mia vita, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del tempo da impegnare, sia anche poi dal punto di vista di una serie di piccole crisi da attraversare, poi da superare ogni volta ricominciando da zero. Adesso lo faccio da 15 anni e mi dico che non l'ho sicuramente scelta questa carriera per dei guadagni, né per della fama, neanche per dell'appetito sportivo, perché mi è sempre stato chiaro che la squadra del Rocket Club Ambri Piotta è una squadra di underdogs, come si dice, una squadra che deve lottare più per la sopravvivenza che non per il titolo. Questo mi è sempre stato chiaro e le ragioni oggettive ci sono: il posizionamento geografico, le difficoltà economiche e via dicendo. Ma proprio questo posizionamento geografico e le difficoltà economiche della società e della regione in cui la società opera sono stati il motore per farmi accettare questa sfida. L'ho accettata più che come una sfida sportiva, come una sfida di politica regionale applicata. Io sono Patrizio di Airolo, ho passato le mie vacanze infantili in quella zona, sono stato tifoso fin dall'età della scuola media del Rocket Club Ambri Piotta, tutto sommato mi sembrava giusto fare qualcosa per mantenere quella che è oggi la principale attività economica dell'Alta Leventina, una bandiera per tantissima gente, ma anche un fattore di resistenza di una regione di fronte a molte difficoltà. Sì, l'ha già un po' accennato prima, ma quali erano i rischi proprio a livello imprenditoriale di aver acquisito la presidenza dell'Ambri in quel momento nel 2009? Il rischio enorme fin dal primo giorno era quello di finire in bancarotta, e non è una bella nota sul curriculum vitae, quindi diciamo che il pericolo economico è quello che mi ha preoccupato fin dal primo giorno, anche quello a quale ho dedicato il massimo delle mie dei miei sforzi, perché bisognava dare una solidità economica e una prospettiva a una società che era in grosse difficoltà, che rischiava di non avere neanche più la casa, perché lo stadio glorioso della Valascia doveva essere abbattuto, non poteva più essere rinnovato, e questo avrebbe comportato automaticamente l'esclusione del Rocket Club Ambri Piotta dalla Lega Nazionale. E quindi la sfida per me dal primo giorno era far quadrare i conti e costruire questa cosa che sembrava assolutamente impossibile, un sogno folle, costruire un nuovo stadio in una regione periferica come la piana di Ambri. Invece alla fine ce l'ha fatta. Lei però non è solo a capo di questa impresa Ambri, ma ne ha anche costituita un'altra, come abbiamo accennato prima. Nel 1996 ha fondato Teleticino, e quindi al di fuori dell'ambito sportivo, che è un ambito un po' particolare, immagino che cambino anche i rischi legati a costituire un'impresa. Sì, diciamo che se mi pone la domanda in termini più generali, direi che la differenza fra presiedere un club sportivo e presiedere un'azienda è che nell'azienda ti pagano per il tuo lavoro, nel club sportivo tu devi pagare per poter fare quel lavoro. Nel caso specifico però, Teleticino all'inizio era esattamente la stessa cosa, era una startup senza mezzi, nella quale praticamente i presidenti, i consiglieri di amministrazione dovevano contribuire per riuscire a far partire il meccanismo, e quindi ci sono voluti sforzi importanti anche lì. Ci voleva una spinta ideale e non materiale, perché avrei avuto altre possibilità professionali, ma ho scelto quella perché mi sembrava degna di essere affrontata, e direi che lo spirito alla fine è stato un po' lo stesso di quello che ho dovuto applicare 15 anni dopo per l'Ambri. Sfidare l'impossibile, tutti hanno detto, ma creare una televisione privata in Svizzera non ha nessun senso, in Ticino men che meno,
vista la presenza dominante della SSR, della RSI, e quindi questa esperienza televisiva avrà 6 mesi di vita, è quello che hanno preannunciato gli specialisti. E sono contento che 30 anni dopo questo progetto vada avanti. Beh, anche su questo diciamo che ha avuto ragione, e comunque ancora oggi continua a destreggiarsi in queste varie posizioni, un po' si sono modificate, ma io volevo chiederle come arriva adesso a gestire la sua agenda, il suo tempo, se ci può dare magari una settimana tipo tra i suoi impegni. Diciamo che settimane tipo non ne esistono tante, perché ognuna è veramente diversa dalle altre, ma c'è il ritmo che è dettato, il ritmo obbligatorio dettato dal municipio di Lugano, quindi ogni giovedì è giornata di municipio, ogni martedì con i collaboratori si fanno passare tutti i dossier che poi andranno in municipio, questo è ritmato. I weekend si dedicano a diverse fondazioni e associazioni benefiche di cui mi occupo, e parzialmente all'Ufficio Bambino Piotta, che assorbe veramente quasi tutto il mio tempo libero. Per il resto ci si organizza fra varie riunioni, consigli di amministrazione, eccetera. Raramente una giornata assomiglia a un'altra. Bisogna trovarsi il tempo perché si vuole fare quello che ci si è impegnati a fare. E lei è sempre la stessa persona tra le varie attività che svolge? Nel senso, il Lombardi che va in tribuna alla Gottardo Arena è lo stesso Lombardi che si presenta in municipio alla mattina? Devo ricordarmi di cambiare lo stemma sulla giacca, perché evidentemente la mia attività politica si svolge a Lugano e non in una valle. Ma a parte la battuta che i colleghi tra l'altro prendono grande sportività, il fatto di avere il presidente dell'Ambri municipio Lugano, devo dire che sì, come personalità deve essere la stessa, uno non può cambiare di personalità, quindi sono aperto, sono schietto in tutti i campi. Penso di mettere a mia disposizione volentieri e facilmente in tutti i campi, di cercare sempre le soluzioni costruttive, di costruire dei punti anche quando ho stato delle opinioni diverse, che sia nel consiglio di amministrazione dell'Ambri o nella tifoseria, che sia nella politica luganese o in altre attività come delle aziende, cerco di costruire il consenso. Detto questo, è importante saper distinguere bene il campo di attività, cioè se ti occupi di politica in quel momento non sei il presidente dell'Ambri, devi dare tutte le tue energie e devi identificarti con quello che stai facendo in quel momento. E quando ti occupi dell'Ambri, evidentemente non sei un politico luganese, ma non sei nemmeno il presidente di una televisione o il vicepresidente di un giornale, perché anche questi ambiti professionali devono avere la loro indipendenza rispetto alla politica o rispetto allo sport. E quanto è difficile fare questa differenziazione? Perché effettivamente il rischio qua è che se c'è una difficoltà, un ostacolo, un intoppo in una delle attività, poi va a ripercuotersi sul resto, perché effettivamente lei è sempre la stessa persona, quindi immagino sia difficile slegarsi completamente da una cosa per passare a un'altra. Qualche volta è difficile soprattutto quando si prendono, quando si subiscono delle sconfitte, delle batoste, delle legnate, ecco, allora ritornare il giorno dopo col sorriso e dire boh, questo è un altro campo, ci occupiamo di questo, qualche volta è difficile, sì. E per quello che cerco di ridurre al minimo le legnate e cerco invece di trovare delle soluzioni costruttive ai vari problemi che ogni giorno devo affrontare. E allora lo spirito può restare un po' lo stesso. Se si è chiusa bene la giornata precedente in diversi campi, la giornata nuova in un campo magari appunto diverso comincia bene e si va avanti con lo spirito. Perfetto. A questo punto direi che non ci resta che ringraziarla e salutarla, Filippo Lombardi, per essere stato qui con noi. Ci ha fatto molto piacere. E grazie anche a tutti voi per aver guardato questo episodio di The Story Show. Non dimenticate di iscrivervi al canale e
se volete, di consigliarci nei commenti i temi che volete, vorreste che fossero trattati nei prossimi episodi. Ciao!